Ennesima aggressione ai danni di un dipendente ATM, questa volta è toccato ad un autista di un filobus. L'uomo sabato scorso intorno alle 22 stava guidando il mezzo sulla linea 91 e si trovava in piazzale Lotto quando all'improvviso uno sconosciuto inizia a prendere a pugni il vetro che divide il guidatore dal resto dell'autobus. L'aggressore riesce così a rompere il vetro per poi scagliarsi contro l'autista, aggredendolo, strattonandolo e lanciandogli addosso anche una lattina e una bottiglia di birra. Il dipendente ATM per fortuna non ha riportato gravi ferite, ma è comunque stato portato al pronto soccorso in stato di shock, mentre l'aggressore, un cittadino marocchino di 42 anni, irregolare e con precedenti, è stato subito arrestato e denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. L'ennesima aggressione, l'abbiamo denunciato più volte, siamo a più di 100 dall'inizio dell'anno e speriamo che l'impegno assunto in prefettura con le forze dell'ordine e con il prefetto diano i loro effetti, perché non se ne può più di subire continue aggressioni al nostro personale in divisa. Registriamo da tempo una Milano più violenta, soprattutto con la microcriminalità che avanza e con personaggi che soprattutto nelle ore notturne si ubriacano e quindi poi si scatenano contro il nostro personale. L'ennesimo episodio violento che mobilita nuovamente i sindacati che ormai da mesi chiedono più sicurezza. Noi chiediamo un'itineranza più organizzata, chiediamo più supporto delle forze dell'ordine nel momento in cui avvengono queste aggressioni, anche se in questo caso prima è intervenuta la nostra security e successivamente le forze dell'ordine, il soggetto è stato arrestato.